realtà una delle cose importanti che volevo dirvi è anche questa, che il gruppo di studio dell'istituto che si occupa di archi complementari, che è aperto anche a qualche persona esterna all'istituto, ha fra i suoi obiettivi anche quello di valutare la letteratura e valutare le cose importanti che esistono in questo mondo, nel mondo delle terapie, chiamiamole complementari. Fra queste, la letteratura incomincia a fornirci dei risultati sui lavori di interazioni positive o negative di fitoterapici con la chemioterapia. Quindi uno dei nostri compiti, spero che le cose migliori, sarà quello di raccogliere questi dati di letteratura in modo che possa esistere una banca dati fruibile per tutti. E questo è quello che abbiamo intenzione di proseguire e di fare anche con Ame, che è il dottor Burigana, che ha detto con tutto questa mattina. Allora, prima di passare alle domande, io avrei dovuto fare la tavola rotonda, per cui la tavola rotonda avrebbe previsto così una discussione su questi dubbi circa le interazioni farmacologiche fra fitocomposti e chemioterapici, ma che in effetti sono state abbastanza chiarite dai vari interventi, per cui le cose che vogliamo dirci le abbiamo dette, e l'attualità e le prospettive future nell'ottica dell'integrazione fra oncologia e fitoterapia. Facciamoci una domanda: quali saranno i farmaci del futuro? Saranno gli anticorpi monoclonali come adesso sembra, o ci sarà qualcos'altro? Quello che mi sembra di vedere nel futuro è che molte aziende stiano proiettando nella ricerca di nuovi farmaci, ma di origine naturale, poi magari li trasformeranno in modo diverso, però la ricerca per trovare un principio attivo valido mi sembra che stia puntando molto sulla ricerca in campo dei vegetali. Morazzoni aveva fatto vedere l'esempio di Taxani, l'aspirina sappiamo tutti da dove deriva, tanti farmaci, moltissimi farmaci sono di direzione vegetale, e penso che anche il futuro possa avere questo tipo di aspetto. Io ora vi farò vedere alcune immagini che per me sono estremamente sorprendenti. Ad esempio, questa forma di glioblastoma con uniforme, con edema cerebrale. Naturalmente, se noi pensiamo al nostro approccio, quello classico, quello che abbiamo imparato in società, pensiamo che questo paziente deve essere trattato con supporto, con la chirurgia, con la radioterapia, con la chemioterapia, e non ci viene assolutamente in mente che possa essere trattato in altro modo. Se esistesse un farmaco monoclonale, tra virgolette, che va ad agire sulle cellule del tumore in maniera mirata e le mani in apoptosi, il tumore potrebbe regredire spontaneamente. E se questo stesso farmaco avesse un'attività sul nostro sistema linfocitario, quindi sul nostro sistema immunitario, e ne crescesse la reattività, allora avremmo un'azione apoptotica sul tumore e una reattività dell'organismo maggiore, che il paziente potrebbe andare in controguarigione. Questo è l'esempio di una guarigione ottenuta in questo modo, utilizzando un farmaco che ha un'attività di questo tipo, cioè mani in apoptosi dal cervello tumorale maligna, stiamo parlando di un glioblastoma multiforme, quindi la forma più aggressiva di tumori cerebrali, comunque una delle più aggressive, la cellula va in apoptosi, il sistema immunitario sale e la lesione scompare. Questo è un altro caso identico che riporta alla stessa risoluzione. Ma esiste questo farmaco? È stato studiato? Ovviamente sì, perché i risultati sono questi. O vi ho fatto vedere qualcosa di falso, oppure i risultati sono questi. Questo farmaco è stato studiato in India, sono dei farmaci che derivano da una piantina che si chiama Rutaglavirens, a cui si associa anche un altro farmaco che è calcare fosforica, di origine minerale, e è stato studiato da MD Anderson in Texas, dove hanno fatto anche delle prove in vitro, dove hanno dimostrato che questa cellula, che questo rimedio a basso dosaggio, è in grado di mandare in apoptosi le cellule tumorali, come vedete da questa immagine. Ecco, questa è l'apoptosi della cellula tumorale, avete visto prima la degradazione dei cromosomi.
stesso tempo c'è uno stimolo della reattività linfocitica. Naturalmente, pensare che questo farmaco, che vi ho fatto vedere due casi, ma in realtà la casistica attuale, non quella del 2003, è una casistica di 37 pazienti con questa forma di tumore che hanno una sopravvivenza mediana di 48 mesi e come unica terapia hanno dato questa terapia che vi ho fatto vedere, cioè questo farmaco, Ruta, più calcare fosforica e nel caso del legno micopodium. Allora, sono alla bassa diluizione, come? Alla 6, no CH, non DH, calcare fosforica 3DH, però non esiste in Italia, quindi possiamo al limite usare la 4DH. Allora, i dati clinici a nostra disposizione ci spingono a ritenere che le terapie complementari sono utilizzate e prescritte dal personale medico formatosi in campo oncologico, ma anche esperto in queste discipline, ed è quello che per tutto il giorno vi abbiamo fatto vedere, possa significativamente aiutare il malato ad affrontare meglio il trauma psicofisico della malattia e i gravi disagi legati alle terapie oncologiche. Lo scopo di questo giornale era quello di dimostrare che l'interazione di questi due mondi non sono in opposizione, ma sono due mondi che vogliono aiutarsi. Il clinico ha bisogno di qualcuno che faccia stare meglio il suo malato e tutte queste cose che abbiamo visto, sia la medicina ayurvedica, sia la antroposofica, tutti questi sistemi, pure in modo molto diverso, non fanno altro che portare noi all'equilibrio, il nostro malato all'equilibrio, e ripristinare anche il sistema immunitario che è stato, in un certo senso, modificato o in parte anche danneggiato dalle terapie. Quindi, il loro utilizzo possa favorire il miglioramento della qualità di vita dei nostri malati, in particolare dei malati oncologici, quindi. E vi sono degli indicatori clinici che sono stati dimostrati oggi da molti ricercatori, in cui si vede che c'è un aumento dell'intervallo di questa malattia, ma anche, sembra, della sopravvivenza. Allora, come possiamo chiudere questo giornale? Possiamo chiudere che se noi ci abituiamo a mangiare biologico, se utilizzando magari degli integratori alimentari di origine naturale, delle tisane, dei medi omeopatici, fitoterapici, significa anche per tutto ciò che sta dietro alla loro coltivazione e preparazione, significa anche rispettare l'ambiente e preservare la vita sulla terra. E credo che questo sia forse l'obiettivo principale che abbiamo tutti noi, perché il nostro mondo non credo che stia andando nella direzione giusta. Mi sembra che tutto ciò che viene fatto per distruggere la nostra terra, non per conservarla. Quindi io penso che anche orientare il nostro mondo su queste pratiche, su quello che noi stiamo facendo, ha anche questo significato sociale importantissimo per noi e per i nostri figli. Per la preparazione di farmaci omeopatici e fitoterapici, infatti, è necessario conservare l'ambiente in cui viviamo rispettando gli equilibri naturali. Avete visto anche lo strat, che tipo di preparazione importante che ha, che è un lievito, eppure viene trattato in un modo particolarissimo. E anche lì devi veramente rispettare i ritmi naturali, altrimenti il prodotto non esce. Naturalmente, ecco, questo è un... qui non viene molto bene. Ho sbagliato una cosa. Devo far così. Allora. C'era un mezzo movimento qua. Effetti speciali, c'erano effetti speciali molto approssimativi, però ci sono. Nel senso che se noi, stamattina ad esempio Morazzoni parlava di mirtillo spontaneo, no? Gli estratti di mirtillo spontaneo che non puoi coltivare, però per ottenere l'ambiente in cui cresce il mirtillo è fondamentale perché abbia quei principi attivi, altrimenti cambia. Cioè la piantina che io ho vicino, un'altra piantina, condiziona gli elementi che poi andrò a ritrovare in quella stessa pianta. Quindi la stessa pianta, se io la cambio di ambiente, produrrà degli elementi diversi dal punto di vista della loro biochimica. Quindi è necessario l'alternativa, se noi non cerchiamo di cambiare il nostro modo di vedere le cose, naturalmente sarà
la distruzione della nostra terra. E invece pensate al nostro futuro con speranza, perché spesso si può dire grazie a tutti per la partecipazione.